non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all, the body rock, y'all, the legs rock, y'all, non-stop, y'all, to the beat, y'all. Si respira un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Un caloroso saluto da Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniela Dani. Sfida che ha suscitato enorme interesse alla vigilia. Tifosi già in clima partita, il loro contributo può essere ovviamente decisivo. Speriamo venga fuori una partita di quelle che piacciono a noi, eh? Gol, occasioni da rete, i 0-0 noiosi, tranquilli, li lasciamo agli altri. Migliaccio, ingenuità, regala il pallone. La mette verso l'area. Deviazione Dossi. Attenzione, ed è calcio di rigore. Calcio di rigore dunque, ma niente cartellino come qualcuno dagli spalti voleva. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Giusto sanzionare il fallo. Calcio di rigore trasformato con freddezza. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Kvist. Migliaccio. Tiri. Capisce tutto e intercetta il passaggio. C'è la bandierina e il fischio, e dunque fuori gioco. Dan. Azione insistita, buona circolazione di palla. Occhio, cerca l'area di rigore. Palla che spiove. Interviene e allontana. Ha spazio. Riconquista palla in area col movimento d'applausi. Vista. Ottima lettura in un'azione delicata. Distinto il difensore. Spazza via. Buono l'intervento del difensore. Palla in palo laterale. Dan. Respinge il cross. Mette la palla al centro. Portiere attento qui, va in presa ed evita guai.
Occhio alle sovrapposizioni. Intercetta il passaggio e riparte. Kvist. Si affacciano nella tre quarti. Crossa verso il centro. Azione che sfuma. Migliaccio. È entrato bene qui con decisione. L'arbitro. Intervento duro, fuori tempo, potrebbe anche starci il giallo. L'arbitro estrae il cartellino, giallo per l'autore di questo intervento irregolare. Decisione che mi trovo d'accordo, Pier. Ospiti che hanno fatto registrare un minor possesso palla rispetto agli avversari finora. Il dato però conta relativamente oggi, Pier. Hanno sfruttato al meglio le opportunità che hanno avuto per portarsi avanti. È vero che fin qui la palla ce l'hai tu e non gli avversari e quindi rischi di meno, ma per vincere alla fine ci vogliono i gol. Ecco che ripartono, per la difesa non è una buona notizia. Sfruttano l'errore in fase di palleggio e recuperano. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Dan. Occhio al pallone alto, possibilità. Tutto fermo, sale la bandierina sulla verticalizzazione. Non ha visto la linea che saliva e ha ricevuto palla oltre l'ultimo difensore, doveva temporeggiare. Palla recuperata, attenzione. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Tiri, supera il proprio marcatore. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il jolly, ma il jolly capita una volta ogni tanto. Può correre lungo la fascia. Ottima difesa in area. Palla che esce, sarà palo laterale. Bravo il difensore che ferma tutto. Lennon. Avanza, palla al piede. Buono qui il giro palla. Ottima lettura su un'azione pericolosa. Taglia verso l'interno. Entra sulla palla e la fa sua in area di rigore. Primo tempo che si chiude qui. Non si placano le proteste dei tifosi di casa per quel calcio di rigore che, a detta loro... Ripresa che ha dunque inizio. Intervento troppo vigoroso, sarà calcio di punizione. Ammonizione solo verbale, arbitro clemente in questa circostanza, poteva anche starci il giallo. Ma gliel'ha promesso Pier, alla prossima scorrettezza sono convinto che non esiterà a estrarlo.
Nella. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso. Può metterla da lì. Palla deviata e intervento decisivo. Intervento di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Qui ha provato l'effetto sorpresa, tentativo direi rivedibile. Ottimo pallone della tre quarti avversaria. La legge bene, ferma il passaggio. Occhio all'avanzata. Salta l'avversario. Ha letto bene questo traversone. Migliaccio. Attento in questo frangente, recupera palla. Per l'arbitro e fallo, sarà dunque calcio di punizione. Vuole il lancio lungo, pericoloso. Tiri. Benito. Tackle davvero efficace, ha allontanato il pallone. C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Chance importante dalla Bandierini. I tifosi ci credono, aumentano l'intensità della spinta. Sembra quasi che vogliono spingere loro la palla in rete. Iniziativa che non porta a nulla. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Prova a metterla lunga col filtrante. È arrivata la rete che consente di riacciuffare la parità. Efficace qui il lancio profondo a scavalcare il difensore. Possiamo apprezzarlo meglio con queste immagini. Ha mantenuto la lucidità necessaria per piazzarla alle spalle del portiere, che non poteva far niente qui. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Kvist. Arbitro ha visto qualcosa. Sceglie il tocco corto. Non un granché qui l'intervento del difensore. Entrata pulita e pallone recuperato nei 16 metri. Il pallone è uscito, sarà rimessa. Capisce tutto, recupera un buon pallone da tre quarti. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Ha molto spazio per andare. Può andare al tiro. C'era solo la potenza in questo tiro, un po' più bassa sarebbe potuto finire davvero in rete. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Cross intercettato molto bene dal portiere. C'è la rimessa con le mani. Brutta gestione del pallone. Provano a ripartire sotto la spinta dei tifosi. Stanno dimostrando anche oggi un grande attaccamento a questi colori. Il signor Tajana Alessandro è atteso al box delle autorità. Pallone scodellato. Interviene ed evita guai. C'è campo per andare, attenzione. Ferma l'avversario, palla in fallo laterale. C'è la touche, si riparte con la rimessa laterale.
buono qui il recupero del pallone. Muovono il pallone senza fretta, aspettare il momento giusto. Possesso che finisce qui. C'è la possibilità della ripartenza. Ancora poco al termine, vedremo chi avrà più coraggio e più qualità per provare a vincerla. Occhio al traversone. Buono il pallone recuperato. Dan capisce tutto e intercetta il lancio. Si fa vedere in avanti. Prosegue dell'avanzata. Colpisce al volo. Prova a far partire il tiro. C'è il palo, pallone ancora vivo. La spazza via. Possibilità per la ripartenza. Intervento duro ma corretto. Provano a vincerla in questo finale. Interviene bene il difensore sul cross. Pallone che esce, sarà calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Cerca il sostegno dei compagni. Palla messa dentro. Interviene il portiere, palla ancora buona. Decisivo l'intervento del portiere che nega il vantaggio agli avversari. Una parata che potrebbe avere un peso specifico importantissimo sul match. Era fondamentale non prendere gol qui. Finisce qui, risultato in perfetta parità dopo 90 minuti. E adesso, tempi supplementari.